Esatto, Santa Croce sul Mona. Numero 9, la nuova Martina Trovati, 15 anni da Segrate. A Sulmona, durante una piacevole serata dedicata alla bellezza, si è svolta la seconda edizione del concorso nazionale Miss Ora. La corona di reginetta nella splendida cornice dell'Hotel Santa Croce Meeting è toccata a Martina Tradati, 16 anni, di Segrate Milano. Un concorso interessante che si svolge in tutte le regioni d'Italia e che si concluderà a dicembre con una straordinaria edizione a cui parteciperanno tutte le vincitrici delle varie edizioni. Su un interessante concorso di bellezza ci dice tutto la conduttrice Federica Peluffo. Miss Ora, ma ora non perché la facciamo ora, ma perché è il settimanale, il magazine che trovate in edicola tutte le settimane, e quindi è stata ideata da me, da Roberto Ruggero e dalla direttrice Lorella Ridenti. È stata creata appunto questa manifestazione, che è un concorso di bellezza in realtà, che vuole aiutare le Miss non solo a rompere il ghiaccio con la passerella, a fare nuove esperienze, bensì a trovare proprio del lavoro, il lavoro vero, quello concreto. E questo avviene attraverso pubblicità che noi faremo a tutte le Miss che vinceranno ogni tappa. La serata si è svolta nel migliore dei modi, il tutto intorno alla nuova piscina della struttura alberghiera del gruppo Santa Croce. Ottima la conduzione. Federica è stata ben affiancata da Roberto Ruggero, regista e bravo organizzatore. Entrambi hanno assunto la direzione artistica. Letizia Santullo, prima classificata. Che emozione c'è, perché hai rotto veramente il ghiaccio del concorso nazionale di Miss Ora. Sei la prima in assoluto, quindi rimarrai nella storia di questo concorso con questo titolo, perché è un titolo importante, giusto? E più avanti. Così ti vedono meglio. Oh, guarda che splendore, vai. È stata una bellissima esperienza, soprattutto perché non me l'aspettavo, ovviamente, perché erano tante ragazze, esatto, tante belle ragazze. Belle, ovviamente. Quindi tu magari pensi solo a fare del tuo meglio, quindi quando poi chiama il numero uno non te l'aspetti che magari, oddio, sono io. 13 le concorrenti, provenienti da località della regione Abruzzo, ma anche da altre regioni d'Italia. Tutte belle e meritevoli di segnalazione. Difficile dunque il compito della qualificata giuria presieduta da Domenico Santa Croce. Le ragazze dei 15 ai 21 anni si sono ben comportate, hanno avuto in ogni momento capacità, come dire, di stare in scena. Hanno ben accolto ed attuato i consigli di Federica sul comportamento davanti alla giuria e davanti al pubblico. Valida, esilarante la performance di Gianfranco Fino, il quale ha fatto sorridere ripetutamente il pubblico. Vi intrattengo al volo perché abbiamo veramente poco tempo. Io non voglio che le Miss vengano messe in secondo piano da altre cose, quindi sono contentissimo di questa serata, è bellissimo. Gli artisti che non sono potuti venire sono tanti. Di qua c'è qualcuno che non mi vede, però era meglio prima, eh? Era meglio. Mi rimetto dietro la cosa. No, sto scherzando, mi metto un po' qui, va bene, uguale per tutti? Tutti riescono a vedere questa incredibile opera d'arte? Perfetto. Vai pure con la base, perché abbiamo questa canzone straordinaria di Vasco Rossi, sulla quale io cercherò di proporvi delle voci straordinarie. È inutile che le presento, si riconoscono. Vai, io. Devi dirlo, vai. E adesso. Fateci caso, descrive una cosa che scendeva. Non ho mai vista che saliva. Quindi già questo è indicativo. La parola la mette è uno strumento che la barba la toglie, non la mette. Vedi? Vedi? Già te frega. La parola partiti descrive un gruppo di persone politici che là sono restati. Sono mai partiti? Quando mai? Sono partiti. Ma quando sono i soldi? Sempre lì. La donna va dal parrucchiere, mi fa la permanente. Quanto gli dura? Una settimana. Non è permanente, momentanea. Permanente alla spesa del marito. Sono parole, gli occhiali, ho detto io. Guai, non devi dirlo, vai. E adesso. Non me l'aspettavo per niente, sono davvero contenta. Guardi, è stata veramente una grossa responsabilità, anche perché le ragazze erano tutte bellissime. Poi chiaramente una doveva vincere,